E tu invece andrai tutto il giorno su e giù per la tua cella, delinquente! Senta, mi scusi, sì? Lei ha leggio, Enzo Consoli, no? Ah, Zenigard. Vorrei farle un'intervista. Molto bene. Come e quando inizia la carriera di Enzo Consoli al leggio di doppiaggio? Beh, ho cominciato con il teatro, poi sono passato al doppiaggio e così ho incontrato vari personaggi simpatici, gradevoli da doppiare di volta in volta. Quali sono i personaggi che ricorda con maggiore piacere tra quelli a cui ha prestato la voce? Beh, sono moltissimi, devo dire sono molti, in 35 anni ne ho fatti tantissimi. Ricordo di una serie della grande ballata, Nick, che mi ha molto divertito, e in questa serie avevo fatto anche Gammon, che mi piaceva molto. Poi il fascino di Zenigata era così, mi ha rapito e quindi ho continuato a fare Zenigata. A più di 20 anni di distanza dai primi turni di doppiaggio, come descriverebbe questa sua esperienza professionale? Beh, è molto interessante perché questo è un cartone animato che ha una vitalità all'interno ed i personaggi non sono degli stereotipi, ma hanno una loro vita interna, soprattutto Zenigata, per il suo carattere così irascibile, per le sue impennate improvvise, per i suoi fallimenti, le sue conquiste, le sue illusioni. Quindi sono personaggi con delle istanze interiori abbastanza umane, devo dire. Da un punto di vista personale, invece, che cosa pensa della serie animata di Lupin III? Beh, mi piacciono molto tecnicamente il disegno dei personaggi. Cioè, ci sono dei momenti in cui non pensi più che siano disegnati. Per questo il disegno io lo trovo veramente molto bello, anche se nel tempo poi si è modificato, però permane quella struttura di base del disegno iniziale. Quali elementi ritiene che siano alla base del grande successo di questi personaggi e questa lunga serie animata? Beh, un po' per le cose che cui accennavo prima, cioè è una serie dove i personaggi hanno dei riferimenti reali, pur essendo inventati. E poi c'è il gusto dell'avventura, perché Lupin, diciamo, nelle sue trasformazioni, e poi questo inseguimento perenne di questi due personaggi, cioè di Zenigata nei confronti di Lupin, io trovo molto vitale, molto interessante. Capisco benissimo che appassioni molta gente. Che cosa più le piace del personaggio di Zenigata? Beh, questo senso della sconfitta perenne, questo accomunato a questo desiderio della conquista, della realizzazione, e i suoi, diciamo così, fallimenti nei confronti di Lupin lo rendono umano, divertente. E così abbastanza originale, tutto sommato. Cosa invece trova meno gradevole nella sua caratterizzazione? Assolutamente nulla. Io lo faccio da tantissimi anni e ogni volta mi diverto come se il personaggio fosse nuovo, cioè proprio per queste sue caratteristiche mi coinvolge. Ha mai ritrovato dei tratti di somiglianza tra Enzo Consoli e il personaggio di Zenigata? Beh, no, non direi, ed è proprio per questo che mi affascina.
è proprio questa distanza, diciamo così, poi dal personaggio in sé, il doverlo ogni volta inventare, è questo che mi affascina. Quanto di Enzo Consoli ritieni invece di aver profuso nella caratterizzazione italiana del personaggio? Beh, devo dire che le debolezze che il personaggio ci mostra, appunto perché umane, sono un po' in tutti noi, quindi indubbiamente c'è qualcosa sicuramente in comune a questo personaggio. Nella serie il rapporto tra Lupin III e Zenigata è di amore e odio. Come definirebbe invece il suo rapporto al Legio con il suo collega Roberto Del Giudice, interprete di Lupin? Di grande amicizia. Siamo grandi amici. Ma è questo proprio che diventa divertente al Legio, cioè il contrasto è come se noi fossimo veramente due nemici. Questo mi diverte moltissimo. Perché diventare per un momento nemico di uno dei tuoi migliori amici è abbastanza divertente, tutto sommato. Conserva qualche particolare ricordo legato alle varie lavorazioni relative alla serie di Lupin? Sì. Sì, qualcosa ricordo, cioè all'inizio io avevo una voce abbastanza chiara e quando si è pensato di farmi fare Zenigata c'è stato un attimo di perplessità da parte di chi organizzava il doppiaggio. E poi naturalmente il direttore del momento me lo ha fatto doppiare dicendo che non ero io, che era un altro, e alla fine dice sì perché lui non avrebbe una voce troppo chiara, invece poi hanno scoperto che ero stato io. È un episodio così divertente. Quale episodio le piace ricordare o aneddoto ama raccontare? Tokyo Crisis, per esempio. Sì, è un episodio dedicato a Zenigata, ma la verità è che mi piacciono tutti. In chiusura, come saluterebbero Enzo Consoli da un lato e l'ispettore Zenigata dall'altro i nuovi e vecchi fan che seguono entrambi con tanta affezione? Io vi saluto così. Ciao amici e seguite ancora questa serie. Adesso vi faccio salutare da Zenigata. Ciao amici e a presto!